partecipo a queste cerimonie che in realtà sono molto numerose, perché evidentemente la considerazione che c'è dell'arma e l'apprezzamento per il lavoro che fa è molto diffuso. Ogni volta per me è una grande gioia, per me che sono il comandante generale dei carabinieri, per tutti i carabinieri, perché l'obiettivo per il quale lavoriamo evidentemente è quello di cercare di fare al meglio la nostra professione, di svolgere al meglio la nostra missione, che è quella di tutelare la legge e con la legge le istituzioni dello Stato, i cittadini, le comunità. È un lavoro che svolgiamo con questa nostra vocazione capillare sul territorio, quindi essere qui è una grande gioia, è una grande soddisfazione apprendere che anche qui a Frabosa Sottana l'azione dei carabinieri è apprezzata. Sono 32 anni che sono nell'arma e questo qui è un giorno straordinario per me, perché dico grazie a chi mi ha anche allevato a livello civile, perché poi ho avuto un insegnamento dalla famiglia, poi un insegnamento anche dall'arma, nella maniera di vivere correttamente, nella maniera di vivere nella legalità e farla anche rispettare, questo è importante. È un orgoglio mio personale di tutto il paese, tutta Frabosa oggi è in festa per questo appuntamento straordinario, ha avuto la presenza del più alto vertice di comando, quindi credo che più di così non si possa avere. Emoziona, emoziona questo perché cioè, arriva anche al cuore, per forza. Fortunatamente la capillarità della presenza dei carabinieri con le tante stazioni, soprattutto nelle aree periferiche, garantisce la serenità e soprattutto garantisce un rapporto quotidiano con lo Stato. Questo è un elemento importantissimo che oggi abbiamo fatto rilevare, ed è stata una bellissima idea quella dell'amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri.